Sulle strade della Marca sembra tornato il drammatico periodo delle stragi del sabato sera. Da inizio anno sono già 9 gli incidenti mortali, in molti casi con vittime giovani o giovanissime, e la diminuzione degli schianti letali archiviata nel 2017 purtroppo appare sempre più una parentesi nella tendenza al rialzo registrata a partire dal 2012 in poi. Dai 70 sinistri accaduti in quell'anno nel Trevigiano, infatti, si era scesi a 48 l'anno successivo, per poi però risalire via via fino a 64 nel 2016. A preoccupare tuttavia è soprattutto il fatto che molti di questi incidenti avrebbero potuto essere evitati o quantomeno avere conseguenze meno gravi. Tra i 24 sinistri mortali rilevati dalla polizia stradale nel 2017, oltre il 60% del totale, come in quelli di questo inizio 2018, determinanti infatti sono state l'alta velocità, la guida sotto l'effetto di alcol o droghe e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, come ricorda il comandante della Polstrada di Treviso, Alessandro De Ruosi. Che analizzando il dato infortunistico sia di inizio anno, ma soprattutto l'anno 2017, abbiamo evidenziato che ci sono percentuali elevatissime di decessi dovuti al mancato uso della cintura di sicurezza, cioè parliamo del 50% dei casi, e moltissimi, anche qui quasi 50% dei casi di velocità non adeguate alle condizioni di luogo e di tempo, e tassi molto elevati anche di alterazioni alla guida, che sfiorano il 30% dei casi negli incidenti mortali. Quindi insomma fenomeni tutti noti e stranoti, e quindi insomma è come dire, molto preoccupante che a inizio anno ci sia questa inversione di tendenza sulle vittime giovani. Due delle vittime più recenti, Massimo Pizzol, 18enne morto a Sanfiora a fine gennaio, e Andrea Vanin, schiantatosi a 23 anni nella notte tra lunedì e martedì a Santa Cristina di Quinto, viaggiavano senza cinture allacciate. Proprio sull'importanza di rispettare l'obbligo di questo dispositivo insiste Alessandro De Ruosi. Non è uno slogan, ma è un dato di fatto, perché abbiamo potuto dimostrare, analizzando taluni incidenti, soprattutto alcuni recentissimi, che lo stesso identico impatto ha avuto conseguenze letali per chi non aveva la cintura e quasi insignificanti per chi ce l'aveva. Addirittura è capitato anche a noi recentemente un incidente di una nostra pattuglia che diciamo, ha avuto un impatto molto molto simile a quello di altri incidenti che sono stati letali purtroppo, ma grazie alle cinture e agli airbag i nostri collaboratori sono usciti illesi dall'incidente. L'anno scorso la stradale trevigiana ha elevato 1214 contravvenzioni per il non utilizzo delle cinture di sicurezza, un centinaio in più dell'anno prima. Le sanzioni vanno da 56 a 163 euro, più la decurtazione di 5 punti della patente e la sospensione in caso di recidiva entro 2 anni. Nonostante questo e nonostante le campagne di sensibilizzazione, molti automobilisti ignorano la prescrizione. Ancora il dirigente della Polstrada provinciale. Non c'è la dovuta percezione della pericolosità di talune condotte che vengono ancora considerate come marginalmente gravi e pericolose. Bisogna scindere da questo punto di vista ciò che i fattori che concorrono a causare l'incidente. Vedi ad esempio le alterazioni alla guida o la velocità, che sicuramente concorrono a causare l'incidente, da quelli che sono poi gli aspetti che determinano la gravità dell'incidente, perché un incidente anche come dire, molto potenzialmente molto grave con la cintura di sicurezza può risultare poco significativo, e un incidente che potrebbe sembrare banale o che avrebbe conseguenze minime con l'uso della cintura può diventare letale proprio perché non si usa la cintura di sicurezza. Per questo, oltre a proseguire nell'opera di prevenzione, verranno ulteriormente rafforzati i controlli, in attesa anche di un inasprimento delle pene già in discussione nella scorsa legislatura.